per mettersi la pianta. Quella pianta? Sì. La paletta, quella dove? No, ok. E voi la lasciamo lì così? No, 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 no. La vieni, dobbiamo... la vieni a annaffiare tutti i giorni, ok Luca? Ok. Cominciare intanto, io ringrazio la scuola per questa iniziativa veramente straordinaria che penso che si ripeterà sicuramente nel corso degli anni, dando un pochettino più di ossigeno al contesto, che è un contesto già splendido di suo. Un ringraziamento particolare alla professoressa Coppo, che ha seguito in prima persona con i ragazzi l'iniziativa, quindi lascerei la collega Gianni Giovanna Gallobalma e naturalmente la dirigente che prima del sindaco sicuramente ha autorizzato e ha comunque dato seguito a questa iniziativa. Quindi la professoressa, se vuole raccontarci un pochettino come è nata l'idea e allora, quello che è stato il percorso con i ragazzi. È praticamente la fase finale simbolica di un percorso di educazione civica nell'area della sostenibilità ambientale portato avanti dai ragazzi della terza E. Dico bene? Sì, sì. E dalle professoresse di matematica e scienze qui presenti, che ha previsto un percorso appunto sulla sostenibilità ambientale legato al green, quindi le city green, ma non soltanto, e quindi l'idea è alla fine conclusiva di dare un piccolo contributo verde anche alla città che è sede della nostra scuola, attraverso la messa a terra di un albero. Sulle qualche dettaglio in più del progetto possono intervenire le mie colleghe che l'hanno seguita ancora più da vicino. Sì, direi che comunque hai detto tutto quanto. L'idea nasce dai ragazzi e grazie quest'anno ad un'iniziativa e agli obiettivi dell'Agenda 2030 i ragazzi si hanno fatto tante ricerche su delle città sostenibili e sulle city green. Sono venute fuori veramente tantissime idee bellissime che purtroppo non possiamo realizzare, però tra queste c'era appunto di mettere a terra un albero, di piantare a terra un albero. E direi che è un piccolissimo passo per un grande risultato nel futuro. Insomma, i ragazzi della terza E hanno voluto dare il loro contributo. No, io ringrazio proprio la classe che ha collaborato, ha partecipato attivamente, ha fatto degli ottimi lavori. La professoressa Coppo, che è veramente la dirigente che ci ha autorizzato a realizzare questo progetto. E grazie anche all'amministrazione e all'associazione che è qui presente, che praticamente ci ha donato questo albero e ci ha consentito di realizzare questo piccolo grande sogno. E se fosse possibile vorrei qua Luca Giordano, che è l'agronomo di fiducia anche dell'amministrazione comunale, con cui abbiamo avuto modo di collaborare, che magari ci descriverà anche qual è il tipo di pianta che andremo a posizionare nella buca appena scavata dai ragazzi. Sì, mettiamo a dimora un ciliegio da fiore, una bellissima pianta che in primavera avrà una bella colorazione, una bella fioritura. Pianta che come associazione, progetto albero, abbiamo voluto donare più che altro perché ci è sembrato un bellissimo progetto che questi ragazzi hanno voluto realizzare e quindi come associazione che si occupa della promozione della cultura dell'albero, formazione, informazione, abbiamo aderito con molto piacere a questo progetto, anche perché c'è un detto che dice che non si piantano piante per noi stessi ma per le generazioni future. Qui abbiamo un ottimo esempio di ciò che avverrà in futuro. Grazie. Abbiamo una sorpresa per voi, piccolina, ma molto molto bella secondo noi. Venite ragazzi, quelli che hanno girato l'etichetta, okay. Ma non a Miglio, l'ho già visto, magari a loro. Fate vedere, bravi, okay. Allora, un terrario che noi regaleremo.
Venite pure ragazzi, realizzato dai ragazzi, allora al sindaco. Grazie, grazie mille. All'agronomo. Grazie. Grazie, grazie mille. E al referente anche del progetto. Grazie. Grazie. Grazie mille. Prego. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ragazzi, una cosa importantissima però, questo è solamente un primissimo gesto, però ovviamente è un essere vivente, quindi dovete curarlo, ogni tanto dovete venire anche a dargli acqua, ok? È vero, bello mettere piante a dimora, piantare alberi, ma bisogna anche poi curarli lungo la loro crescita, ok? Quindi prendete l'impegno ogni tanto di venire a bagnare, va bene? Va bene.